Buongiorno, oggi facciamo un interattivo. Allora, lasciamo libero come volete. Diciamo che sono dei messaggi delle carte degli angeli, lo scopo della vita e dell'unicorno. Voi pensate a una domanda e scegliete ciò che volete. Allora, numero uno è l'ametista, scusate sempre la voce ma purtroppo non è ancora tornata bene. La numero due è l'elefantino e la numero tre è la civettina. Allora, scegliete, intanto io parto con la numero uno, con la bottiglietta ametista. Allora, vediamo un po' che consiglio vi dà gli angeli. Allora, le carte. Lo scopo della vita vi dice fiducia, fidati, vediamo se si vede, ok, fidati dei tuoi sentimenti e dei tuoi sogni e lascia che ti guidino lungo il tuo percorso professionale. Questo sempre in base a ciò che avete pensato, se è una questione di lavoro, abbi fiducia in quello che stai cercando di fare, se è per l'amore stessa cosa, giustamente. Poi, abbondanza. Queste sono le risposte degli angeli. Anche qui, se è una questione di soldi o di lavoro, abbondanza è sempre, diciamo che segue il discorso dell'altra carta, del tuo scopo. Il tuo scopo, giustamente, se è professionale, che è sul lavoro o comunque ambito lavorativo, qualsiasi progetto hai, abbondanza ti porterà magari un avanzamento di lavoro oppure un'entrata in più di guadagno, di soldi, comunque è buono. Se è in amore, che la domanda è relativa all'amore, è la stessa cosa. Devi avere fiducia in te stessa, qualsiasi cosa stai desiderando che ci sia un ritorno, che ci sia una ripacificazione, che volete che la vostra storia diventi più seria, più concreta, non dico matrimonio, però magari una convivenza, l'abbondanza vi dice che siete a buon punto, che la cosa sta diventando più, diciamo, più seria. Poi le carte degli unicorni vi dicono lavoro di squadra, anche qui coincide che se è lavoro è comunque può essere un lavoro di squadra, che qualcuno ti può comunque aiutare nei tuoi progetti e dice collabora con gli altri per la riuscita di questa situazione, che sia per lavoro che sia per amore è la stessa cosa, dovete comunque collaborare con qualcuno, nel senso che o vi fate aiutare da qualche amico o amica, non saprei, nel senso se dovete far pace, se dovete cercare una riconciliazione, qualsiasi cosa abbiate giustamente pensato, lasciando libero la domanda, l'aiuto è un aiuto di squadra, qualcun altro vi può aiutare nel vostro intento, desiderio, quello che volete, che sia sul lavoro, che sia sull'amore. Ok, questo è la numero uno dell'ametista. E ora vediamo la numero due dell'elefantino. Allora, vediamo. Questo è lo scopo di vita. Pratica. Affina le tue doti attraverso una pratica regolare. Anche qui, che sia lavoro o amore, dovete fare pratica. Cercate di, se è sul lavoro, cercate di, se volete anche qui andare avanti con la carriera, con qualche passo in più, fate molta pratica, perché comunque le doti le avete, siete portate per avere un po' più di successo, dunque non arrendetevi. Poi passiamo
al messaggio degli angeli, momento sbagliato. Allora, questo potrebbe essere momento sbagliato, nel senso magari che avete pensato di arrendervi o di lasciare andare le cose, che sia sempre sul lavoro o sull'amore, non è il momento di esagerare nelle cose. Dunque fate le cose con molta calma, non esagerate in qualunque ambito sia di voler fare il di più di quello che riuscite a fare, perché potreste inciampare nel senso, almeno dalle mie parti, non so come spiegarvelo, perché ora non mi viene la parola, comunque di stare attente, perché nell'esagerare potete magari combinare qualcosa di sbagliato, che sia lavoro o amore, potreste combinare un piccolo guaio, ma non è una cosa da così grave. Però non fatelo in questo momento se avete intenzione di agire in un modo poco carino, perché è il momento sbagliato. Le carte dell'unicorno vi dice un sì forte e chiaro. La risposta alla tua domanda è un bel sì. Dunque, qualsiasi cosa voi volete fare, anche se ora qui vi dice momento sbagliato, al momento giusto lo capirete, e quello che avete desiderato, che sia lavoro o amore, è un bel sì. Dunque, quando è passato il momento che capite che dovete agire, partite liberamente, perché è un sì, cioè riuscite nel vostro intento. E ricordo, che sia lavoro o che sia amore, è un bel sì. Ora vediamo la terza, che è la civettina, che poi non ho ancora capito se è civetta o gufo, però vabbè. Allora, lo scopo della vita è costruttore. La tua innata capacità di costruire e creare ti fa sentire profondamente realizzato o realizzata. Dunque, anche qui, se è una questione di lavoro che avete pensato, andate avanti, perché comunque state costruendo qualcosa di veramente buono. Se volete fare un passo avanti in più, guadagnare qualcosa in più, state cercando di aprire una vostra attività, anche se, vabbè, con questo virus purtroppo non è che sia un momento buono, però tutto inizia e tutto finisce, finirà pure questo. Dunque, cercate di preparare bene, perché il costruttore inizia dalle fondamenta a costruire la propria casa, e voi cominciate piano piano a costruire il vostro intento, desiderio, che comunque la riuscita c'è. Le carte degli angeli vi dicono tempismo perfetto. Tempismo perfetto significa che è il momento giusto per agire su ciò che avete pensato, che sia lavoro o amore. Anche qui tempismo perfetto, perché ciò che avete desiderato, siete sulla strada buona. Dunque non fate un passo indietro né un passo avanti, ma andate proprio lineari, che ciò che state facendo ora, siete sulla strada buona. Dunque, che sia lavoro o amore, andate avanti così, perché state andando benissimo. La carta dell'unicorno, semplicità. Metti le tue energie nelle cose essenziali e lascia andare il superfluo. Anche qui, come vedete, che sia lavoro o amore, vi dice di lasciare stare le cose che volevate fare, magari il di più oppure il superfluo, tutte cose, o magari i vostri pensieri, dire ce la faccio, non ce la faccio per questo lavoro oppure per questa persona. Devi essere più semplice, non devi essere un qualcosa in più, farti vedere di essere una persona diversa. Devi usare la tua semplicità, che nella tua semplicità vedi che sia sul lavoro che sull'amore le cose
vanno bene, perché anche qui la risposta è positiva. Dunque, spero di essere stata abbastanza chiara, che vi sia piaciuto, e con questo comunque sono tutti e tre fortunatamente positivi, molto buone, e con questo vi auguro una buona giornata e spero vi piaccia. Ciao!